Ho strillato io con questa faccia che poi in qualche modo mi conoscete tutti e ho chiamato i gruppi dirigenti di questa città, cominciando dagli avvocati, che nel 2009 se ne sono visti pochi, di gente Bravo! E a seguire anche gli altri ordini, in verità. Poi sono tornati tutti, per fortuna. Però insomma, mettiamo i piedi per terra e diciamoci le cose come stanno. Quante cose dobbiamo fare che non abbiamo fatto, a cominciare da noi? Io credo che molto potevamo fare, ma questo per dire che poi stiamo vivendo un dramma. La cosa peggiore è fare la guerra uno contro gli altri. E quanto di peggio ci possiamo fare? I problemi ce ne abbiamo miliardi, quante ne vuoi, avvocato? Non abbiamo necessità di farci la lotta politica perché dobbiamo ricostruirla questa città, a cominciare dal centro storico. E stasera questa assemblea, e noi ne abbiamo fatte tante, ma tante, e voi non avete idea di quanto lavoro hanno fatto questa gente che sta qua e che sta fuori per fare in modo che oggi voi state qua. Molte volte l'abbiamo fatta anche in giro, sotto la terra e sotto il sole. La partecipazione si fa qua, questo è il cuore della città. Della città non dell'Aquila, ma di tutto il comprensorio, di tutto il cratere, perché io sono di Bravo. quello del condato, ma per me l'Aquila è questa, questo è il cuore della mia città, mi sono nato di campagna. Qual è la differenza? Siamo attenti su queste cose. Ecco, allora, quando si parla di partecipazione di città qua, poi noi siamo andati a partecipare anche al Consiglio Comunale, a litigare col sindaco, tutti i giorni che il sindaco siamo andati a litigare, ma Scofesso, scusami, amichevolmente, si è messo la faccia, il cuore e l'anima tutti i giorni e la notte. Allora, io sono il figlio di Massimo. Quanti cazzi di errore hai fatto? Tanti! Però ci sta, sta qua! Sto con chi mi ha parlato? Chi se ne arriva la sera e va a dormire a Roma? No. Siamo attenti ragazzi, perché qua siamo tutti bravi, però poi ognuno si è visto i fatti suoi e credo che se avremo il tempo di farlo, su internet metteremo le cose singole di quelle che dovevano farlo l'anno fa. Allora io intervenivo soltanto per fare una comunicazione, per verità. Poi la comunicazione era questa, che domani alle 4 un gruppo di cittadini aquilani va al presidente della Camera a consegnargli le 50.000 firme che abbiamo raccolto. Sperando che ci sostengano tutti i deputati, al di là degli schieramenti, anche se c'è stato chi lavora tantissimo e chi di meno, ma questo è normale, lo sapete. Credo che noi oggi abbiamo necessità, al di là dei colori politici che sostengono questa legge, perché è fondamentale, l'avete detto tutti, senza una legge non ci ricostruisce la città. Grazie. Domani saremo in tutti quanti insieme con chi andrà a presentare queste firme, perché sicuramente una legge sarebbe comunque quello che stiamo chiedendo tutti, anche dagli ingegneri. Prima appunto Paolo De Santis ha detto che in realtà se non sappiamo la certezza del flusso non potremo mai ricostruire questa città. Io però credo che sia anche altro, oltre alla legge serve altro, non solo la legge. Paolo Terra, grazie. Buonasera a tutti. Io da un po' di tempo, nell'ultimo periodo, continuo a fare sempre solo lo stesso intervento e mi fa piacere che spesso ci sia Massimo Cialente in questo contesto ad ascoltare. E l'intervento sulla partecipazione, per cui sarò brevissimo perché l'intervento di Rodolfo tra l'altro è stato molto esaustivo. Io ho sempre portato un tema che ritengo ormai sia stato acquisito. Partecipazione non significa informazione, non significa trasparenza, significa partecipazione alle decisioni. Questa grande ricchezza che sta sotto questo tendone e che c'è da 2 anni, prima magari stava al Parco Unicef quando qui non si poteva entrare, è una ricchezza di tutta la città. È una ricchezza di sostanza, oltre ad essere una ricchezza di forma, perché i documenti elaborati sono molto ricchi. Qualche volta con alcuni amici abbiamo fatto anche delle riflessioni, no? Pensando agli interventi importanti che riusciamo a tirare fuori dalla città, importanti per la qualità degli interventi, oltre che per la passione che ci viene messa.
a confronto con gli interventi che invece ci vengono dai vari funzionari, dirigenti e saggi delle varie strutture tecniche missione SG. Le intelligenze della città stanno qua, non stanno dalle altre parti dove ci sono stati incarichi vari, e questo deve essere riconosciuto, e deve essere riconosciuto alla città, e questo si può fare solo attraverso l'applicazione, l'approvazione del regolamento sulla partecipazione, perché se no tutte queste iniziative restano estemporanee, restano le nostre parole che restano nel tendone, di cui tutti noi ci ricorderemo, che troveremo su Facebook. Nel momento in cui il Comune avrà il coraggio e la forza di applicare il regolamento sulla partecipazione, tutte queste